un altro tutorial tecnico. Oggi ci occupiamo di Shousugiban, che è la tecnica giapponese di bruciare il legno. Perché bruciavano il legno o perché bruciano il legno? Per tre ragioni. La prima, perché lo rendono ignifugo, quindi resistente al fuoco, diventa resistente perché si brucia lo strato superiore, si carbonizza e quindi il fuoco ha meno presa. Questa tecnica ha un effetto insetticida e fungicida, quindi meno muffe, meno cose così. E poi la terza ragione è quella di renderlo più resistente all'acqua. Quindi soprattutto per quello che è costruzione all'esterno è geniale. Ma a noi interessa dal punto di vista decorativo. Qua esce fuori la mia anima di casalinga, perché avrei voluto farvelo vedere con un lanciafiamme gigantesco, ma... Un'altra cosa da dire, visto il fumo, tenete a portata di mano dell'acqua. È molto interessante perché dove non sono ancora passata, dopo un po' il legno prende fuoco, mentre invece dove è già carbonizzato non prende più fuoco, guardate. Una volta finito di bruciare il legno dobbiamo decidere non cosa farne, perché quello dipende da voi, potete farne il sopra di un tavolo magari con delle gambe di legno naturale, insomma gli usi sono diversi possibili. No, noi dobbiamo decidere come proteggerlo, perché ovviamente questo un pochino rilascia colore. Allora, ci sono due modi / tre. Allora, proteggerlo con l'olio di lino. Mettendo un olio naturale, olio di lino, si protegge. Poi vi farò vedere un pezzo con la resina e poi vi farò vedere pezzo spazzolato, perché spesso viene spazzolato per togliere questo strato di nero e però a quel punto rimangono le venature. Lo ricordate come era all'inizio? Era un legno molto molto chiaro e invece dopo questo trattamento diventerà più scuro con le venature molto evidenti. Vi faccio vedere. Ecco fatto. Adesso questo lo proteggerò con la resina. Però prima devo spolverare. Inizio dalla resina, quindi sempre con il mio bilancino per mischiare il componente A e il componente B. Dopodiché girate per almeno 3 minuti cercando di inglobare meno aria possibile, perché è sempre il problema della resina, questa resina è trasparente. Il problema è sempre l'aria. Sono messa i guanti, ma adesso li metto, poi la faccio colare. Un'altra possibilità, e terrò i guanti, è quella di utilizzare l'olio di lino. Adesso il legno assorbe l'olio. E in questo modo fissa il colore e protegge il tutto. Ecco come fare! Se ti piacciono i miei video, metti un like e iscriviti al mio canale YouTube. Ciao!